Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrelink e bentornati su Inazuma Eleven Go Galaxy, le amichevoli più difficili. Ora, prima di cominciare, una cosa velocissima, ho tolto l'audio di gioco, metterò una musica custom io sotto perché l'altra volta me l'ha segnalato come musica protetta da copyright per un segmento. Sono riuscito a rimuoverla con il tool di YouTube, ma l'audio era molto molto distorto, quindi ho preferito toglierla e metterne sotto una, magari cambiando un po' di intonazione, ma che comunque si adatta a Inazuma Eleven. Quindi va così. Cominciamo però con due amichevoli oggi. Ho detto che ne avrei portate due. Abbiamo la squadra perfetta e sotto credo un'altra squadra tipo Zanark Domain o cose simili, perché a quanto pare questa è la route con tutte quante le squadre di Chronostones. Quindi cominciamo con la squadra perfetta. La squadra è la stessa dell'altra volta, bene o male. Ho cambiato qualche Miximax, ho cambiato qualche extra. Ho fatto un Miximax perfetto tra Roleia e il padre. Quindi ora ho il re di Falamorbius poco prima che morisse, praticamente. L'aspetto, intendo. Ho messo Zanark come allenatore perché è abbastanza valido. Loro hanno Skimmer o Shimmer Gill. La tattica questa qui non l'ho provata a dire il vero come formazione, ma penso che ci siamo. Abbiamo la squadra perfetta che ha come giocatori. Abbiamo, beh, VY, insomma, come si chiama. Nome particolare. Dovrebbe essere VY, ma non importa. Hanno nomi molto particolari. E non è che vantino proprio una gran forza, anche se penso che scendano in campo già mixati, sicuramente. Infatti non sembrano molto potenti, ma hanno delle tecniche a rango massimo, di livello. Arex è quello che un po' mi preoccupa di più, perché è forte, molto forte. Nonostante il suo attacco non sia granché, più che altro è il suo spirito guerriero che fa preoccupare. Va bene, vediamo come va. Dunque, direi di passarla a Caleb, anzi a Juleb. Non Caleb. Sì, vabbè, questi ovviamente corrono come non ci fosse un domani. Ho dato lo spirito guerriero a Bykthor e abbiamo sia Ixal che Viverna Bianca. Ixal perché l'ho fuso con Ozrok. Ozrok è personaggio che forse potrei usare. Direi di andare con Viverna Bianca, evochiamo. Ha anche l'armatura sbloccata. Molto molto bene. Quindi ci siamo praticamente col tiro. Lui evoca. Ah, è mostro artificiale. Beh, ovvio. Cosa voleva evocare, se no? Andiamo col tiro e scegliamo afflato bianco, ovviamente il tiro dello spirito guerriero. Cos'altro se no? 2218. Valore che potrebbe essere facilmente superato dal suo di spirito, del portiere. Eh sì, wow. Sì. Peccato, peccato davvero. Abbiamo Kalla. Che direi di farle prendere la palla se riusciamo a superare l'avversario. Sì. Trivella volante. Bella. Fallo, ma dai, ma non è tanto fallosa come tecnica, su. Mamma mia, che piagnoni. Vabbè, si fermi, 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 fermi. Non eseguono gli ordini. Sono come i Pokémon, non obbediscono se non è abbastanza medaglie. Ecco, lo sapevo che passava a lui, lo sapevo. Era ovvio. Facciamo con mano di luce doppia, che è sempre elemento, sem da stab, elemento più e consuma di meno. 1544? Sì, ci siamo? Perché no? Di poco ma ci siamo, di potenza iniziale intendo. Vai qua, Ogar. Allora, Kalla che ha il tiro lungo. Allora, loro evocano. Allora, scusami, eh. Io mo non è che sono tanto della quale, però. No, al momento nulla, non mi sento di evocare niente. Tiro da lontano, che comunque sia, è forte, stoccata di balista. Ci arriva forte in porta. Farà consumare un po' di punti al portiere. Cosa? Ah, lei è Alma, no, porca miseria, perché ho fatto il Miximax, quindi c'è i capelli ro rossi. Mannaggia. Vabbè, si consuma un po' di punti dello spirito, se non altro. Bene, bene, bene. Questi, vabbè, fanno sti passaggi così, raga, che sono di una seccatura.
Dove c'è la... Dov'è la palla? Dai, su, volevo tirare con lui. Facevamo tiro dalla distanza. Potevamo fare a catena. Devo cambiare Miximax comunque sia ad Alma perché me la confondo con Kalla e non va bene. Ok, perfetto. Loro evocano. Allora, anch'io evoco il leone. Loro che c'hanno? Gli spiriti c'hanno loro, sì. Per rottura, quanto cavolo corrono però sti cosi. Vabbè, ovvio, non ce la facevo a superarlo, figuriamoci. Ah, molto. Oddio, molto. Insomma, 1000 in più di valore, ma. Marcia dei pinguini no, formazione guscio, bunker a spissi mulinello. Proviamoci un po' a contrastarli. Niente. Non importa, non importa. Ok, siamo a centrocampo, allora. Questo qui che vola, vabbè. Non importa, facciamo così, tu vai qui. Tu sali qui insieme a lui. Proviamo ovviamente a rubare perché ok, ce la facciamo. Se non fa fallo perché è scivolata micidiale anche. Non sembra, ma è fallosa al punto giusto, proprio a puntino. Vai. Con l'armatura non ci fermerà niente. Amo tu. Yeah. E poi è il suono del Super Saiyan quando attacca, quando usano la super velocità. Molto simile. Che facciamo? Uragano bianco che è da stab. Impeto doppio è neutra. Lui è foresta, quindi. No, dovrebbe essere montagna per bloccarmi. Oddio, però stoccata micidiale perché è fuoco. Non prendo lo stab, però non ho neanche elemento più. Facciamo un po' uragano bianco che. Voglio andare sul sicuro. Ho due vento più. E non ho. Ho risparmi. No, che gli ho dato? Vabbè, con questa dovrei farcela. Dai, stavolta ci. Ah, 2300, mamma mia. Sì. Quanto? Che passaggio era quello? Un po' lungo, no? Dai. Ok, ci siamo. Tiro col totem. Tiro livello 3. E dai che ora va in porta, dai. Dai che ce la facciamo. L'altra volta non stavo col Miximax Zanark. Zac, voglio dire. Se non entra ora. Tra l'altro, l'altra volta ho vinto 5-0 contro la squadra. Contro l'Omega 3.0, protocollo Omega. Guardalo, quando si finisce lo spirito che deve andare in armatura fa schifo. Ma ti pare? Mamma mia, che ragazzi, proprio sgocciola, penzola quest'uomo. Sì, parla in giargianese. Faccio passare la voglia. E il primo tempo si conclude qui. Era ovvio, 31 e 40 non poteva continuare ulteriormente. Non è come la prima trilogia che ti fa arrivare anche a 35 prima di bloccare la partita. Può succedere, è molto raro ma succede. E dunque, mi toccherà guardare proprio in basso, ma almeno potrò giocare un pochino meglio. Beh, meglio, facendo meno schifo. Perché giocare bene, no. Però. Vabbè, sto capito, va. Fai un po' la tua tattica fibre ottiche, sì, quella che ci vorrebbe qua. Nella mia città, perché c'è, ma è fatta male. Allora, Ogar, Ogar! Boh, mamma mia, Ogar! Tiriamo anche, tiriamo. Vai, con stoccata di balista. Livello. Mi consuma 74 punti. È un pochino, eh. Blocca tiro, no. No. Contro tiro, no. Ma impariamo con quella più forte che non serve, visto che me la bloccherà Ogar. Sicuramente. 2038, vai, perdi un po' di potenza ora che arriva in porta, ma. Tiro a catena! Stella nera. Oh, bella stella nera. 2274.
E vabbè! E dai! E vabbè però! Cazzarola! Proprio si sono messi proprio precisi lì, eh! Mannaggia! Di poco però. Mi consola questo. Allora, quassù c'è Zanak, facciamo... C'è Zark, Zack, mamma mia sto nome. Facciamo... Virtuoso? A chi arriva? Ad Alma? No. Ma sì! Ma vieni! No! Perché? Non è fuori... Non stavo... No! Non è possibile che stava in fuori gioco, dai! Stava già davanti, stava! Ma come, dai, ma quando? Ma quando è su... Ma non è vero, non è vero. Non è vero. No, non ci credo. Anche era fuori gioco, non ci credo. Che schifezza. Proprio non potevo scegliere tattica più sbagliata. Ovviamente non ci fa andare avanti, quindi rifacciamola. Io mo non vorrei dire niente, però 2-0 segnati con Zack. Forse Zack è abbastanza forte. Cioè, 2-0 siamo solo a 10 minuti, Non vorrei dire, ma... Ho fatto 5.000 di valore, penso che sia più che sufficiente per fare gol, eh? Ti supero di 4.000, caro. 3-0. Cioè, come? Andiamo avanti. Non ci posso credere. Ho vinto grazie all'elemento fuoco. 4-0, mamma mia. Non devo commentare le partite, non devo parlare mentre gioco, vedi? Così vinco. È andato rifatto. Non è che faccio schifo, è che non devo parlare, è diverso. No, senti, se faccio il 5-0 così proprio spengo tutto, spengo. Non ci voglio credere. Non ci posso credere, 5-0 in questa maniera. È deprimente, molto deprimente. Io piango perché non riesco a prenderla mentre registro, che commento e tutto. No. Però adesso sì. Zack, Gandalf, Baktor, Zack e ancora Zack. Doppia frustata planetaria. Non l'ho detto a inizio video, ma ho dovuto prendere tutto per trovare ciondolo distruttivo. All'ottava partita me l'ha droppato. Proprio pastore alato. Ah, ok, quello del film. C'era anche sul 2, mi avete detto, sul Chronostones. Ah, resistenza mistica. Forte. Però incontriamo la laguna allora qui. Le partite sono quelle. Andiamo a resistenza mistica. Solitario, via. Chi sono però? Resistenza mistica, non ce l'ho presente. Allenatore nessuno. Sarà interessante allora. Ah, loro? Abbiamo Darren in porta, guardalo, Piero. Piero, non può avere... Ciondolo distruttivo oppure fascia demoniaca, perché Darren ci sia mai che si infanghi il suo buon nome. Abbiamo Steve che fa del suo meglio. Archer va bene. Quagmire buonissimo. Come portiere lo vedrei meglio però. Non hanno extra? Forse ce l'hanno dai Miximax se ce li hanno. Austin ci sta. Vabbè, Alex Zabel perché Axel Blades gli fa schifo. Abbiamo Maddie ovviamente. Cavolo, tiro sta messa molto bene. E Jordan pure che è forte. Mi piace. Victoria invece che fa? Anche lei fa del suo meglio. Tori. Vabbè, hanno lasciato Tori. Ci sta. Buono. Allora. Metto un attimino Zack di qua, che così almeno posso andare subitissimo con lui. Se voglio evocare... il totem. Cosa che farò ovviamente. Eccolo qua. Vai leone. Loro sono in Miximax, sì. E hanno il totem. Ok, attenzione. Io sto con Alma perché lei è in Miximax. Però no, la palla l'ha presa Tori. Ah. Ah.
Aspetta, il modo più veloce per raggiungerla sarebbe così. Punto di gravità facciamo. E vabbè, ruggito della tigre, ragazzi, è iconica. È iconica. Perfetto, perfetto. Per effetto. Per effetto. Ok, 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 ci siamo, ci siamo. Attenzio. Facciamo un po' di attenzio. E andiamo con Viverna Bianca, serpente sacro. Perché non ha le ali. Cioè, in realtà la viverna avrebbe le ali collegate con le braccia, ma. Vediamo sfondamento. Quando mai? Quando mai succederebbe una cosa del genere? Quando mai? Mannaggia proprio, mannaggia. Vai, da lontano, da lontano. Fudge, fudge, fudge. E velocità? Se ti piace. Boh, non male. 2000 arriviamo in porta. Che cosa fa lui? Ah, il totem c'ha. Le bombe, le bombe, le bombe. No, ma perché di così poco? Darren, devi scoppiare, Darren. Devi scoppiare male. Quando lo usano gli altri sì, quando lo uso io no. No, Mammut no, non mi piace. Cioè non mi piace, in quel momento non è adatto. Ma che ti pensi che lascio sguarnita la difesa io? Ma per chi mi hai preso? Per quale bifolco mi hai preso? Sono più vicino di prima ma non ho il tiro. Ma si può essere più... più... La parata con il pugno, quindi ho evitato di farvi vedere tutta quanta la scena. Sì, va bene, la passa lì, va bene, facciamo il trick e ballacche proprio. Allora, tesorino bella. Bravissima. Trina non delude mai. È piccolina, ma non delude mai. Lo so che non ho il tiro, ma dalla vicinanza proprio, vai. 4,66, para col pugno, però c'ha lo spirito. Che cos'è? Che cos'è? Ok, allora, fermi. Non mi dire qui che dopo fallisci tanto. Riflettore, 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 riflettore. A che serve fare una tecnica o una tattica che ti viene bloccata subito dopo? E che due maroni. Victor, ok, ok, elemento, vado di elemento, vado. Vado di elemento assolutamente, non posso perdere. A parte che ha sempre parato con quella... Ma dai, ma guardalo! Ha parato con quella normale, adesso ci va col totem. Ha parato solamente respingendola, sempre col pugno. Fino ad ora. E adesso che serve che la respinge? No, ci va col totem perché è un paraculo. Vabbè, senza che facciamo vedere ogni volta tutta quanta l'animazione. Andiamo avanti che c'ho voglia di vincere. Uragano bianco, quanto gli fai uragano bianco? Quanto gli fai? 1600. Dovremmo vincerlo allora. 1400 arriva in porta. Io prima ho fatto 1400, pure quanto ha fatto prima. Ah no, ma questo è col totem proprio. Non è semplicemente una parata normale, proprio totem, tecnica, totem. Ma che cosa? Ma perché? Come ha fatto? Stoccata invertita. Ah, certo, dalla distanza. Che voleva fare? L'unica tecnica che vale in questo gioco la pena di fare dalla distanza. No, non la uso, non la uso. Non voglio vedere. Non è che l'ho sprecata proprio. Wow, 600 di potenza. E fa gol. Fa gol. Allora, ovviamente questa anche va a fine a pareggio. Cioè, va a fine a pareggio. O perdo o va a fine a pareggio. Guarda, l'ultima possibilità. Vabbè, sì. Buonanotte, Zan. Buonanotte, Zan. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte! Quando arriva il gol alla fine? Oh, madonna. Ti piace la cagna? Puzzone.
E già ne ho uno. Niente da fare, il segreto è non commentare le partite. Cioè, commentare le partite poi, sono io che parlo, non è che commento la partita. O magari anche usare le tattiche quando serve e non a caso. Anche quello aiuterebbe molto. Però l'ho sempre detto, non sono un giocatore competitivo, non so come si gioca in competitivo. Perciò non è che sia proprio il massimo, però almeno è vinta. L'unica consolazione magra. Resistenza mistica, ma tenetevelo, è brutto. Puzza, penzola, sgocciola. 9 monete di colore oro. Queste servono in effetti, però... Ci sono anche i cheat. Poi avremo la Lega dei Villani. La Lega dei Villani. Cos'è, associazione Marvel contro DC? Facciamo? Radio Transilvania. Ah, allora bene. Ci sarà sicuramente qualcuno della Lagoon. I figli della notte. Ste cose così. Va bene. Ragazzi, che dire, due partite disastrose. Devo rivedere la squadra totale. Cioè, è peggiorata dall'altra volta. Non è che è migliorata, è peggiorata. Che cosa devo fare? Che faccio? O uso i top ranking e vado con quelli, ma non c'ho voglia. L'avrei comunque cambiato dopo questa partita, dopo queste due partite, quindi insomma cercherò di fare qualcosina di pensato e non buttato lì dentro. Ad ogni modo, ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye. Che schifezza!